quando io qua in giro chiedo avete un canale Instagram, avete un canale Facebook? Sì, no, ma non lo usiamo. Ecco, non va bene. All'interno di Gold Italy, una forma fondamentale per promuovere anche i gioielli in un momento in cui forse proprio questo settore ha bisogno di essere comunicato al meglio. Sì, ha bisogno di essere comunicato perché vedo che il settore, cioè, diciamo, si sta evolvendo. Io sono nata e cresciuta ad Arezzo fino ai 18 anni e il mondo dell'oro era diverso, adesso è molto cambiato. Prima era oro prezioso, adesso è anche design. Di conseguenza, diciamo, anche la comunicazione è cambiata. Tu come fashion blogger ovviamente lavori sul web. Il web è un mare magnum all'interno della quale si possono trovare milioni di informazioni e magari c'è proprio bisogno di fare un po' di chiarezza. Cosa significa fare il fashion blogger di gioielli oggi? Allora, diciamo, è un po' una navigare in un mare un po' difficile, ma è questo in generale, non solo nel mondo del gioiello, un po' in tutti i mari, perché ormai tutti vogliono stare nel web, ma non è facile esserci perché bisogna esserci nel mondo giusto. In questo caso, nel caso del gioiello dell'oro, bisogna lavorare tanto. Mondo della moda, quindi del design, e mondo della gioielleria, apparentemente due universi totalmente lontani e in realtà magari anche proprio qui a Gold Italy riescono a trovare un perfetto binomio, un perfetto sposalizio. Io credo proprio di sì e credo che la strada sia quella, nel senso di avvicinare sempre di più queste due realtà parallele e farle coesistere in maniera sempre più fruttuosa da ambo le parti. Tutto quanto ciò che fa comunicazione, quindi appunto abbiamo appena parlato del web, piuttosto che la carta stampata, la televisione come nel nostro caso, ma anche tutti quanti quelli che possono essere i side event che ruotano attorno al mondo delle fiere. Quanto sono importanti per creare un certo appeal davanti a questo mondo? Io direi che sono fondamentali più che importanti e vanno sempre spronati in modo che ci siano sempre nuove soluzioni di comunicazione che diano appeal all'evento, alla fiera. Fare il giornalista oggi significa anche dare dei consigli. Se noi dovessimo dare dei consigli alle donne o ai buyer che vendono questi gioielli e che dicono sì, a me piacerebbe però ho paura di usare, oppure a me piacerebbe ma non so se, oggi verso che tendenza stiamo andando? Da quello che posso vedere, come tendenza imperante c'è un ritorno al naturalismo, all'ipernaturalismo, quindi tutto quello che è fiori piuttosto che rappresentazioni animali espanse all'ennesima potenza. Io direi di usare ancora di più invece, cambiare completamente il registro ed io direi architettura.